Buongiorno a tutti dalla sala stampa del Gavagnino Nocini. Giornata importante perché oggi abbiamo due eventi, diciamo così. Uno è che festeggiamo il rinnovo di una collaborazione che dura da 20 anni con uno degli sponsor principali del mondo della Virtus Verona, Mexa Air Conditioning, una delle aziende leader del mondo della climatizzazione. È qui con noi David Ferroli, co dell'azienda, e poi opportunità importante perché abbiamo qui a fianco a me Stefano Cella, difensore, rinnovato il suo contratto per un anno in prestito dalla Cremonese, e domenica, anzi sabato, è sceso in campo per la prima volta in questa stagione. Vado veloce perché tante sono le cose da dire, quindi ringrazio innanzitutto David Ferroli per la Grazie. presenza e soprattutto per una partnership che va al di là anche dal rapporto di aziende, quasi un rapporto ormai di amicizia con la Virtus Verona da parte vostra. Grazie, buongiorno a tutti. È un rapporto ormai familiare, devo dire, con tanti della Virtus, con tante persone, con l'organizzazione, con i ragazzi, i giocatori. In più Virtus ci porta bene perché sono 20 anni che cresciamo, 20 anni che cresce la Virtus, quindi questo connubio non poteva che essere rinnovato ancora per questa stagione. E vedere la Virtus in Serie C, seconda squadra di Verona, in campionati importanti, per noi è un grande onore, visto che c'è anche il nostro marchio sulla maglia quest'anno ed è proprio da quest'anno, e quindi ci teniamo a esserci e a rinnovare anche per il futuro la nostra fiducia. Poi Maxa, anche se in maniera diversa, ha un percorso, diciamo, affine alla Virtus Verona. Voi siete arrivati al di là dei confini nazionali da 30 anni sul mercato, tra le aziende leader, tante linee di prodotto. È una bella soddisfazione essere cresciuti così tanto. Noi realizziamo pompe di calore fondamentalmente come prodotto core dell'azienda. Il mercato ci sta premiando, stiamo producendo sia per i mercati nazionali che per vari mercati esteri, e l'azienda è cresciuta negli ultimi 20 anni, come dicevamo, in continuo. Oggi siamo un gruppo da 250 persone e con un fatturato che supera i 100 milioni. L'obiettivo è comunque educare le persone, no? Siamo qua per educare le persone, farle crescere, ed è nell'educazione delle persone che si fonda anche questa relazione con Virtus, il senso del dovere, il senso del sacrificio, il senso della volontà, oltre il pagamento personale, ma volontà con intesa come volontà di gruppo. È qualcosa che noi abbiamo sposato e che Virtus ha fatto suo anche da tanti anni. Ed è quello che ci fonde, ci lega con questa voglia di crescere in continuo. Crescere, voi siete un'azienda di serie A, diciamo, del vostro comparto. Insomma, abbiamo ancora molto spazio di crescita. Insomma, non guardiamo dove siamo, perché quello che abbiamo già fatto è già passato, guardiamo dove possiamo arrivare. Ci sono colossi mondiali molto importanti nel settore. Noi siamo un'azienda di medie dimensioni che in Italia sta dando un significato contributo a questo mercato per farlo crescere ancora di più. Ringrazio David Ferroli, ci sarà la possibilità naturalmente di domande da parte dei giornalisti presenti. E passiamo al campo, al calcio giocato. Stefano Cella, tra i migliori in senso assoluto giocatori del campionato di Serie C della stagione scorsa. Stefano, quest'anno l'obiettivo per te è riconfermarti. Sì, esatto. Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per le bellissime parole che hai speso su di me. E sì, quest'anno siamo partiti un po' a rilento, però anche l'anno scorso eravamo partiti con più o meno gli stessi punti. Poi sappiamo come era finito il girone d'andata, che eravamo comunque in una posizione, se non mi ricordo male, quinti o sesti, quindi ci sono tutte le prerogative per far bene anche nelle prossime partite. Sicuramente il campionato nostro si è rafforzato notevolmente con le varie squadre che sono scese, tra cui Vicenza, Pordenone, ma lo stesso Novara che è salito, sono comunque delle armate del nostro campionato. Però noi vogliamo far bene e l'obiettivo è di far meglio rispetto all'anno scorso. Tu hai parlato della squadra anziché di te stesso, che va atto del tuo senso del gruppo e della modestia. Allora facciamo delle domande, lascio la parola ai giornalisti, a Stefano, è tutto vostro. Allora, buongiorno Stefano, Roberto Buongiorno. Appunto del Pianeta Calcio. Vorrei capire una cosa, questo avvio di campionato, no? È partito
detto, credi un attimino in sordina per quanto riguarda i risultati della Virtus. Francamente, ti aspettavi di più o sapevi che c'erano delle difficoltà dietro la porta importanti? Sì, esatto. Se non siamo partiti al nostro 100%, secondo me, ma va anche detto che abbiamo già affrontato tre squadre che comunque sappiamo tutti che staranno nel vertice della classifica per tanto tempo. E detto ciò, ci stava un avvio un po' così, magari potevamo avere qualche punto in più, magari anche questo sabato la partita poteva finire in una maniera diversa, però non siamo qui per piangerci addosso e andremo avanti nel migliore dei modi. Che cos'è che ti ha attirato della Virtus? Beh, innanzitutto con questo tuo rinnovo... sì, conoscevo l'ambiente, sapevo che c'era ancora voglia di far bene, anzi di far meglio rispetto all'anno passato, e quindi è stato il motivo predominante per la mia scelta. Chiedo l'ultima cosa, guardando l'economia del campionato, guardando il futuro e guardando la Virtus, dentro di te hai un'idea precisa di dove possiamo collocare la Virtus? A mio parere ogni partita fa storia a sé e non c'è una linea marginale tra le squadre che lottano per il vertice e quelle che francamente devono cercare di evitare le sabbie mobili della bassa classifica. Dici? Sì, no, io sono un ragazzo molto positivo e quindi penso che noi possiamo far molto bene quest'anno. Siamo partiti un po' a rilento, ma non c'è da pensarci ormai. Secondo me possiamo arrivare tranquillamente nelle prime 12. Però Stefano, ti chiedo dove sono i tuoi margini. In che senso? I margini di crescita. Ah, beh, di sicuro quest'anno ho un ruolo un po' più importante rispetto all'anno scorso, perché comunque è andato via Pellacani, che era tra virgolette il capitano della difesa, quindi i miei margini di miglioramento li vedo nel gestire meglio la difesa, nella crescita dal punto di vista sia fisico che tattico e comunque nell'acquisire sempre l'esperienza del campionato di Serie C. Come ti sei trovato? Di solito c'è il co-leader che si perde quando non c'è più il leader, c'è il co-leader che diventa super leader quando il leader se ne va. No, adesso mettiamo che Caracani fosse il leader. Tu come ti stai trovando adesso? Innanzitutto con lui mi trovo benissimo, perché sappiamo tutti il suo valore, la sua forza, infatti ha meritato di andare in squadre che, detto tra noi e anche a saputa di tutti, lottano per altri obiettivi. E adesso in questa situazione qua, un po' all'inizio ovviamente mi devo abituare, però sono sicuro che tutti i nuovi arrivati, lo stesso Ruggero, ma anche Daffara, Faed, Munaretti, sono fortissimi e possono tranquillamente salire anche al suo livello. La tua estate, tu sei uno di quelli chiacchierati, no? Sì. Poi c'è quel salto, poi dici magari ne sono un po' tantino, non è che sia quello che si sta un po' lontano, è un gradino sopra. Come l'hai vissuta? Ah, io sinceramente ho lavorato solo per essere pronto al meglio al 14 di luglio. Non davo molto peso alla squadra in cui sarei andato, però ho lavorato tantissimo per arrivare pronto e lo sono stato. Fortunatamente sono riuscito a ritrovare una squadra come la Virtus e sono contentissimo di questa mia scelta. C'è stato un momento in cui hai pensato quel salto lo faccio? Ma sinceramente poi non si è concretizzato per una serie di cose e quindi non ho ripiegato, ho comunque fatto una scelta sulla base di quello che potevo fare quest'anno e di come mi potevo proporre comunque al campionato di Serie C. C'è l'ultima, Triestina più Mantova, sono due occasioni, se è decantato, chiaramente quello che si è visto, chiaramente grandi squadre forti, ce ne sono anche, diciamo, più di un livello diverso, per fortuna. Sì, no, noi siamo, adesso ci aspetta questa coppia di partite molto importanti dal punto di vista del campionato e cerchiamo di fare più punti possibili. Una domanda allo sponsor, una curiosità: che cos'è che l'affascina del mondo calcistico della Virtus? L'abbiamo detto anche prima, la Virtus intanto è una famiglia, i campionati si vincono con la squadra, non si vince solo per l'eccellente figura.
la squadra deve diventare eccellente, quindi deve creare degli spazi per far risaltare ed esaltare quelle che sono le peculiarità di ogni giocatore. E questa è una cosa che mi affascina. Gigi in questi 20 anni è sempre riuscito a coagulare attorno a sé un mondo di sponsor, di volontariato, di giocatori e di familiari anche che l'hanno sempre assistito in questo grande passaggio. Oggi Virtus è in Serie C, che non è banale se vogliamo dire. È un grande traguardo per tantissime città e Verona può vantare 2 squadre tra la Serie A e la Serie C. Quindi pensare di essere partiti da una squadra di un borgo e averlo portato in Serie C è stato un grande passo, un grande traguardo. In più una cosa bella che ho visto in questi anni è le persone che ha fatto crescere attorno, no? Quindi la missione educativa dello sport, che non è banale, e educare le persone poi significa avere delle persone importanti, grandi, che ce le troviamo nel mondo del lavoro, ce le troviamo nel mondo della socialità, della politica. E questa figura dello sport, quale modo per far crescere i ragazzi e portarli ad essere degli uomini, è sicuramente una missione che non va sottovalutata. Lei prima parlava e l'ascoltavo di crescita nella sua azienda, di volume di fatturato, eccetera. Lei ritiene che sia il connubio vincente, facendo un piccolo paragone tra la crescita della sua azienda e il mondo calcistico della Virtus, che vuole sempre evolversi come vuole evolversi lei, no? Guardi, noi abbiamo fatto delle scelte precise negli anni. Avevamo dei cataloghi di prodotti che avevano determinate delle loro valenze e abbiamo scelto di modificare questo, anche mantenendo le quote di mercato su alcuni ambiti, per affrontare delle sfide nuove. E questo è stato vincente per dove siamo oggi. Il futuro sarà ancora diverso, no? Oggi dobbiamo essere capaci di evolverci, di fare delle scelte senza avere tutte le informazioni del caso, perché se aspettiamo le informazioni siamo già vecchi. Abbiamo necessità di crescere e osare un po'. Quindi lo sport è anche questo, osare, vedere un qualcosa in qualcuno e sapere che all'interno di un mix, di un'alchimia che è la squadra, possiamo tirar fuori qualcosa che abbiamo visto, no? Per la sua essenza, trasformare da una promessa in una realtà. E la stessa cosa è nelle aziende. Creare un gruppo di persone che trascina l'azienda verso dei grandi risultati è un'alchimia, perché tutti quanti vorremmo avere il leader, ma il leader è difficilmente raggiungibile. Dobbiamo far coltivare delle promesse ed è quello che anche noi quotidianamente facciamo, cerchiamo di allevare persone che diventino degli uomini, che diventano delle persone che si prendono poi degli impegni e li mantengono all'interno della promessa aziendale. Una domanda a Stefano. La gara con la Ferrari, no? È stata una battuta d'arresto, io direi forse troppo pesante, per come vi ho visto, una squadra grintosa che ha sbagliato diverse occasioni del gol. Si è trovata davanti una squadra più esperta. Se guardiamo oltre, bisogna rialzarsi immediatamente, sì. No? Questo è lo spirito, credo sia giusto. Ma queste squadre, tra virgolette, più blasonate, che cosa hanno di più? Più esperienza, qualcosa di più della Virtus, o ritieni invece che la Virtus può ancora crescere e deve crescere sempre di più? No. Beh, innanzitutto la Virtus deve crescere sempre di più. E ricollegandomi alla domanda che mi hai appena fatto, secondo me queste squadre qua hanno il fatto che se gli capita un'occasione loro fanno gol. Noi magari ce ne serve non una ma 1,5 e a volte 2, e questo a volte ci fa pareggiare, perdere le partite, ma è solo un fattore sia di esperienza sia di voglia di essere incisivi all'interno di una partita. Chiedo l'ultima cosa, poi chiudo. Sì. Personalmente Stefano Cella dove vuole arrivare? Beh, innanzitutto il mio obiettivo di quest'anno sarebbe riuscire a trovare i playoff con la Virtus. Sappiamo tutti che comunque non sarà facile, ma il mio obiettivo personale è questo, e quello di crescere sempre di più come difensore di una buona Serie C. Faccio l'ultima domanda a Stefano.
lui ti ha chiesto dove vuoi arrivare, io ti chiedo da dove sei partito, ovvero quando eri piccolo, qual era il tuo idolo? Avevi un giocatore di riferimento magari a cui ti sei ispirato? Sì, beh, io ne ho avuti tanti di idoli, però il mio preferito, essendo io interista, è stato sempre Zanetti, che era il capitano, era proprio la persona a cui mi ispiravo più di tutti. Grazie mille a tutti. Grazie a voi. Grazie.